Ragazzi, allora, tutto bene? Volevo toccare in questo podcast un argomento che mi sta a cuore, il collezionismo di videogiochi. Ne ho già parlato in precedenza, ma adesso, siccome ho preso la Super Collector Edition di Final Fantasy VII Remake, 300 € più 15 di spedizione, volevo rimettermi in pista con l'argomento e sapere anche voi come approcciate il collezionismo, se siete piccoli, giovani, 15, 20, 25 anni, o se siete più navigati come me, 30, 35, 40 e a salire. Allora, dovete sapere innanzitutto che io sono sempre stato un grande collezionista di videogiochi, talvolta anche senza senso. Una delle cose più insensate che ho fatto, ai tempi di PlayStation 2, ho cominciato a collezionare tutti, e dico tutti, PlayStation 1 anzi, e poi 2, tutti, e dico tutti, i JRPG americani e giapponesi. Era un periodo in cui molti non arrivavano in Italia, una parte piccola ma comunque sostanziosa non arrivava negli Stati Uniti e tanti erano soltanto in Giappone. E io che ero un grandissimo giocatore di JRPG, lo sono ancora compatibilmente al tempo, veramente provavo di tutto, non soltanto i capisaldi, i Chrono Trigger, poi Cross e compagnia, Xenogears, i Final Fantasy, i Parasite Eve, tutte le piccole Kitty grandi e così via, ma li collezionavo a priori tutti, ne giocavo una buona percentuale, ma a un certo punto sono arrivato a 100 e passa, ne ho ancora qui e adesso non ve li posso mostrare perché li ho in parte a Napoli, in parte li ho nella cantina, ben chiusi, sigillati per evitare il passare del tempo, non so se li venderò o altro. Però era una sorta di follia, ne usciva qualcuno, andavo sui shop stranieri e ordinavo pagando le spedizioni, talvolta la dogana. Poi li provavo, alcuni non ho mai aperti. Li ricollezionavo, Xenogears ce l'ho in tutte le salse possibili e immaginabili, anche Shenmue, cioè tutte le Collector's Edition, anche se poi non è proprio un JRPG. E quindi mi era partita la brocca, dovevo comprare tutto. A un certo punto mi sono reso conto che non ci stavo dietro, sia a livello economico, e vivevo a casa, genitori, primi lavoretti, quindi comunque potevo spendere, ero pure un po' nerd, sfigatello al tempo, quindi uscivo, ma non tantissimo. E non ci stavo dietro a livello economico, ma anche a livello proprio di collezionismo. Ce li avevo, li guardavo e non li mettevo su, non li giocavo, passava il tempo. Poi è arrivata la fase secondaria di PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, bla bla bla, il PC tornato, per quanto mi riguarda, chiaramente in auge e così via. E quindi ho detto, ma che cacchio ho fatto? Poi ancora ho comprato tante cose, le Collector's Edition su PC, tutti i titoli Blizzard, ho una Collector's Edition di StarCraft e Diablo, anche Overwatch che ci gioco pochissimo e quelli più passati. Così come tanti gadget. Gadget, se vedete la mia scrivania è famosa, no? Sul mio blog personale, anche se non l'aggiorno più, trovate le varie step della mia scrivania. Ho decine e decine di gadget comprati, regalati dai media kit e così via. Però ho un po' modificato. Compro le cose, le collectors, dei giochi che conosco, che ho già giocato, che mi hanno particolarmente catturato. Quindi sono uscito da questo tunnel del collezionismo enorme. Non compro, ne compro una ogni tot mesi di collectors, se va bene. E però vi faccio l'esempio banale: Death Stranding e Final Fantasy VII Remake. Non ho comprato la Collector's di Death Stranding perché è una nuova IP, nonostante sia un fan di Kojima, nonostante io ho rotto le uova nel paniere con la data di uscita in anteprima, nonostante veramente per me lui è un god, c'è un sacco di un god, è un dio, e c'è un sacco di foto insieme, interviste, tutti i giochi li ho consumati. Death Stranding è una nuova proprietà intellettuale. Ho grandi speranze, sono sicuro che sarà fantastica nel bene e nel male, però non l'ho ancora giocata. Final Fantasy VII Remake fa parte di uno dei titoli che nel 1997 ho consumato letteralmente a 16 anni e quindi conosco i personaggi, conosco Claude, la moto, bla bla bla, l'ho comprato, ho speso €300, anche se ancora mi fa male il sedere, ce l'ho in fiamme. Poi sai che succederà ragazzi? Magari gioco Death Stranding, mi rimane nel cuore incredibile. Mi appassiono, cercherò a tutti i costi la Collector's, quelle poche rimanenti, magari a un prezzo maggiorato, raddoppiato o triplicato. E in generale, quindi, quando c'è una nuova proprietà intellettuale, raramente compro la Collector o la Steelbook e così via. Vado digitale
e seguo la filosofia di Gianluca Loggia, compro il 95% dei giochi in digitale e il 5% Collector's Edition, stando attento a quello che esce. Ogni tanto mi piace prendere uno steelbook di comunque brand che conosco, no? Zelda, vabbè, ho comprato il Day One Breath of the Wild, ho comprato la Collector's, quella con la spada. Vedete, tutte cose che conosco, quindi un collezionismo al contrario. Non tanto anche per la bellezza dell'oggetto, chiaro, mi incazzo tantissimo quando fanno delle collector che costano 110, 150 e la qualità del materiale, della statuina, della spada, del gadget è pessima. Vi faccio l'esempio, se non sbaglio, di Uncharted 4 proprio, veramente brutta la statuetta di Nathan Drake. Viceversa, compro cose a cui sono affettivamente legato, così che quando ce l'ho sulla scrivania, una volta ogni morte di papa, le guardo e faccio un sorriso, un po' come il quadro qui che ho del Vesuvio, bellissimo, illuminato di notte, una volta ogni tanto, però guardo e mi viene qualcosa in pancia, o comunque un pensiero positivo, un pensiero nostalgico. Una cosa invece a priori esce il cascone del gioco, che ne so, di Rage, che mi piace, divertente, però sti crancazzi, non lo compro perché è bella la collector, anche perché che ci facciamo oggi, ragazzi, con le collectors? Spesso non ne manco le apriamo perché perdono di valore per una futura rivendita che mai ci sarà o ci sarà fra 100 anni, oppure prendono la polvere, oppure non sappiamo più dove metterle. Allora questo senso di collezionismo, lo dico da 39enne, magari cioè a 20-25 non ero così, ve l'ho raccontato, faccio fatica. Allora più che altro veramente legarmi a pochi brand, poche emozioni, poche collectors, e comunque cercare di metterle in bella vista, non da parte, aprirle. Anche la PlayStation, adesso viene un colpo del 20° anniversario, io l'ho aperta, l'ho utilizzata e poi l'ho riposta quando ho preso la Pro, perché era la versione normale. Sti gran cazzi, cioè non si vive altrimenti. E invece è più bello dal mio punto di vista di farla così, perché ripeto, con un'esperienza di 30 anni di videogiochi, un'età verso i 40, bla 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 bla. Però volevo condividerla un po' come approccio io. Vorrei sapere invece voi come vi approcciate alle Collector's Edition, al collezionismo dei videogiochi, non solo alle collector, anche le copie fisiche. Io ho detto, ormai è quasi tutto digital perché è troppo più semplice, ti porti Switch con tutti i giochi, cioè è una rottura di palle il gioco fisico, per quanto è molto romantico, e io sono per il romanticismo, tanti oggetti, il vino, mi vengono i colpi se penso che ormai si stanno diffondendo anche i tappi a vita anziché quelli di sughero. Però poi si tratta anche di convenienza, e laddove la convenienza è molto superiore al romanticismo, alla bellezza estetica, preferisco la convenienza, anche perché i videogiochi oggi non hanno più libretti, è tutta plasticaccia, cioè comunque non è più come un tempo gli scatoloni per PC, no? Quanto erano belli, o i giochi per Mega Drive, li odoravi, vedevi dentro, le cartuccioni, i primi CD, era un'altra roba, adesso si è un po' persa. Ecco, quindi dite la vostra nei commenti, collezionismo, collectors, copie fisiche, digitali. Nel frattempo fa sempre più caldo e una bella capatempo.